Come vedete, Edgar Allan Poe, eccolo lì, Poe, che anche lui sta partecipando, è L'orrore letterario di Orazio L'Abate, che era un libro intonso. Cosa significa intonso? Che aveva le pagine attaccate. Io ho dovuto appunto fare quella che si chiama tonsatura. E chi è Orazio L'Abate? Beh, definito il fondatore del gotico siciliano scrivendo L'Oscuro, Sutta Terra, Spiridu, Piccola Enciclopedia dei Mostri, eccetera, eccetera. Edizione del premio Calvino ed è critico per la lettura. Negli States con Stephen King di Giulio Perrone, editore Giulio Perrone, che pubblica tra qualche mese, a novembre, no, proprio a novembre, in un'antologia una mia poesia. Va bene, nel 2021, e poi Atlante del Mistero. Va bene. Non c'è altro da dire, è un saggio appunto simile, se vogliamo, a quelli di Francesco Orlando, cioè prende un tema, in questo caso l'orrore, e lo declina per temi. La palude definitiva di Giorgio Manganelli, quindi Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo. Vediamo che poi non viene rispettata questa orrore, perché è spiegato bene cosa intende lui per orrore. Intende anche errore, elasticità stilistica e teologica, ciò che viene detto nella letteratura fantastica anche di Zeran Todorov, che anche lui è lì che guarda, che segue. E vabbè, infatti dice: qualità primaria è la lingua, da essa fondamento e conio questo orrore letterario. Le opere esemplari, difatti, sono innanzitutto la prova di una voce. E non è magari un caso che proprio questa casa editrice si chiami, beh, come dire, in un modo anche molto particolare, Italo Svevo, editore. E come abbiamo detto, è un libro intonso, cioè con la vecchia tonsura. Viene detto anche qua, la casa editrice con le pagine intonse. E infatti mostra come si fa, cioè. Ma in effetti tutti gli antichi libri prima del 1950 circa, non lo so, anche nelle case delle nonne, le potrete vedere, erano tutti così, cioè da tagliare.